Ciao ragazzi, ci siete? Siete pronti? Venite con me, vi mostrerò com'era il mio oratorio e perché era speciale. Allora, si usciva da scuola verso l'una e un quarto, 1:20, si andava tutti quanti a mangiare dalle proprie nonne perché i genitori lavoravano. Una volta finito di mangiare dalla nonna, la nonna ci spediva a calci nel sedere dove? Verso l'oratorio. Si andava o a piedi o chi era più fortunato in bicicletta. Io correvo a piedi, anche perché non arrivavo sui pedali. Arrivavo all'oratorio. E chi c'era? Don Bosco, non proprio lui in persona, ma l'oratorio si chiamava Don Bosco e c'era praticamente un affresco fuori un affresco, no? Si intuiva che era Don Bosco pitturato fuori dall'oratorio. Lì c'era il prete, il mio si chiamava Don Giancarlo, che ci aspettava tutti quanti e ci faceva entrare. Eravamo 320. L'ultimo veniva preso a calci nel sedere. Una volta che era entrato l'ultimo, Don Giancarlo chiudeva la porta. Una volta entrati all'oratorio, siccome avevamo sete perché avevamo corso fino a lì, si andava al bar. Il bar dell'oratorio era pieno di bibite. Al bar dell'oratorio trovavi solo la gazzosa e a volte qualche stringa. La gazzosa ti riempiva la pancia così, però insomma ti eri dissetato. A quel punto, dopo aver bevuto la gazzosa, finalmente tutti quanti e 320 andavamo a giocare sul campo da calcio. Il mio campo da calcio era in erba, era straordinario, solo che eravamo in 320 e facevamo tanti campetti divisi del campo a 11. A volte uno segnava nell'altra partita, quell'altro veniva espulso, si incazzava, insomma, un casino infernale. Quando si arrivava al massimo del casino, il prete, il don, fischiava e tutti quanti alla chiesetta, alla cappella, e tutti, e il don, pam! Calci nel sedere e lì abbiamo imparato le quattro virtù cardinali, i sette vizi capitali, i 10 comandamenti, la formazione dell'Inter, Sarti, Buoni, Facchetti, Bedingo, Nieri, Pichi, Jair, Mazzola, Pero, Suarez, Corso. E una volta finito di andare in cappella, alcune volte e non tutti andavamo nel luogo più bello del mio oratorio. Il mio oratorio aveva un teatrino meraviglioso e lì ho imparato a fare il mestiere che faccio adesso. Il mio oratorio è stato veramente speciale. Raccontatemi perché il vostro oratorio è speciale.